Ciao a tutti, oggi vedremo come creare un array e un array circolare in maniera più semplice grazie all'ausilio di un add-on di nome Jmesh. Per scaricare l'add-on cercate su Google Jmesh Blender e andate sul sito github.com. E comunque inserirò il link per il download nella descrizione. Qui sul pulsante code scaricate il file zip, dopodiché installate l'addon andando in Edit, Preference, Addon, Install e caricate il file jmesh toolmaster zip. Non c'è bisogno di scompattarlo, basta caricare direttamente il file zip. Una volta installato lo troverete qui, sotto la voce Object Jmesh Tool. Spuntate questo checkbox e assicuratevi che Auto Save Preference sia abilitato, o altrimenti cliccate su Save Preference. Una volta fatto questo, vi troverete l'addon in questa scheda e possiamo quindi utilizzare la sua funzione di array. Iniziamo con l'array semplice, clicchiamo qui su array, una volta inserito un cubo di default e come vedete quello che ci viene a schermo è un pop-up che sintetizza un po' le funzioni base di questo array e quindi ci permette una più facile gestione. Ci sarà un count di quanti oggetti avrà l'array, ci sarà l'offset su x, l'offset su y, la possibilità quindi di indicare questi offset e questo quindi è molto più, sono operazioni molto più sintetiche e che vanno a semplificare l'uso del modificatore. Quindi questo era per quanto riguarda l'array, un semplice array. Vediamo invece come funziona un array circolare. Per fare questo dobbiamo tenere in considerazione prima di tutto la posizione del 3D cursor perché è intorno al 3D cursor che avverrà la rotazione. Una volta quindi posizionato il 3D cursor, clicchiamo su Circle Array. Andiamo a incrementare il numero di oggetti e abbiamo il nostro array circolare. Questo è tutto, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato utile. Ci vediamo alla prossima.